Siamo nella chiesa di San Francesco a San Sepolcro, è appena finita da poco la Lectio Magistralis, perché la voglio chiamare così. Sì, ma è stato molto di più questo suo parlare con padre Francesco Maria Olivi del Santuario della Verna. Probabilmente molti dei nostri ascoltatori lo conoscono. Intanto però se una domanda che forse esce dal contesto dell'incontro di questa sera: una biografia di padre Francesco Olivi, nel senso di dove sono io, un racconto, ecco, così. Io sono nato a Genova, sono cresciuto a Genova fino all'età di 15 anni, poi con la mia famiglia mi sono trasferito in Val di Chiana, a Sinalunga, quindi con tutta la mia famiglia, e poi mi sono trasferito nel 1981. Poi nel 1987 sono entrato in accoglienza dai frati, ecco, e quindi ho iniziato tutto il mio percorso di formazione dei frati minori della Toscana, e quindi ho iniziato a peregrinare per i conventi della Toscana. E quant'è che è alla Verna? Alla Verna praticamente dal 2014, sì, eccetto una breve pausa di un anno a Cortona dal 2020-2021. E che poi questa sera padre Francesco Maria Olivi l'ha voluto ricordare, perché con Don Giancarlo Rapacini, Monsignor Rapacini, che è parroco della nostra concattedrale, ha voluto ricordare i bei tempi con i quali avete convissuto insieme a Cortona. Bene, padre Francesco, veniamo all'incontro di questa sera, perché è stato un incontro molto denso. È quasi come una sinfonia che è partita con uno strumento e mano a mano si sono allineati tanti altri per poi diventare una musica molto molto complessa, perché il suo parlare è stato piano ed è stato anche molto preciso e si è ascoltato molto bene, tant'è vero che lei ha voluto sottolineare alla fine, salutando le persone presenti, come c'è stata attenzione, perché in effetti alle 9 di sera, dopo una giornata di lavoro, l'attenzione un attimino cala, però ecco, lei l'ha tenuta viva. Ecco, se ai nostri ascoltatori lei potesse dire brevemente di che cosa lei ha parlato questa sera qui in San Francesco a San Sepolcro. È una domanda grossa dire brevemente in un minuto tutto quello che è stato detto questa sera, perché mi sembra che sia stato declinato in alcuni punti. Sì, a parte l'inizio, no, in cui siamo stati introdotti dalla Laudate Domino di Papa Francesco, quindi il mio intervento è stato un po' del rapporto di Francesco con il creato, ecco, che per Francesco era un'occasione non solo di lode a Dio, ma di conoscenza di Dio, delle perfezioni di Dio. Poi ci siamo inoltrati sulla vita di Francesco, che ha iniziato il suo cammino di sequela di Gesù, facendo proprio, sempre suggerito dalla grazia di Dio, facendo proprio il metodo evangelico della conversione, che parte dal rinnegare se stesso nel famoso incontro con il lebbroso. Poi l'incontro di Francesco con il crocifisso di San Damiano, che gli dice di andare a riparare la casa, la sua chiesa, la sua casa, e quindi è l'invito alla conversione personale. Cioè non si può pensare di riparare la casa di Dio, la chiesa, il mondo, se non iniziando da se stessi. Ecco, per arrivare poi a vedere le stimmate come il culmine di un percorso di conformità a Gesù, di imitazione di Cristo, di conformità poi raggiunta all'amore grande di Gesù, ma anche nella concretezza della vita e dell'esperienza dolorosa di Francesco,
che, avendo sperimentato il rifiuto dei suoi frati a motivo della redazione della regola che l'ha fatto soffrire tanto, ecco, Gesù l'ha invitato a cogliere la sua sofferenza alla luce della sua passione. E quindi le stimmate di Francesco sono le stimmate di Gesù e viceversa. Quindi un'opportunità anche per ciascuno di noi, è un invito che l'esperienza di Francesco ci fa, è a rileggere sempre la nostra vita di esperienze dolorose alla luce del Vangelo, per scoprire non solo la presenza di Gesù nella nostra croce, ma una possibilità di comunicare un amore più grande, no? E il mistero pasquale, ecco, che è vita nuova dalla croce. Bellissima sintesi di sì. Padre Francesco, veramente interessante. Lei ha parlato che quando i frati erano un numero enorme, siamo arrivati a 5.000, il fatto di quel discutere intorno alla regola, o sbaglio. Oggi quanti sono i frati? Perché poi voglio arrivare alla domanda un po' provocatoria. Qui mi prende in castagna, perché io e i numeri siamo a due cose molto, molto distanti. Però siete molto, ecco, più di 5.000. Sì, molto più, ecco, di 5.000, allora, in tutto il mondo. Comunque bisogna tenere conto che la famiglia francescana è divisa in quattro, diciamo, l'ordine francescano è diviso poi in quattro ordini, ecco. Quindi sono i frati minori conventuali, i cappuccini e il terzo ordine regolare. Quindi quando si parla di frati nel primo ordine c'è questa, diciamo, complessità, no? E quindi... Però la provocazione sulla quale la vorrei portare è che dal momento in cui ci fu questa ribellione verso i frati, verso San Francesco, chiedo scusa, oggi i frati francescani si sono rimessi in linea, oppure c'è ancora qualcosa che... C'è tanto da... San Francesco, stigmatizzato poco prima di morire, disse ai suoi frati: fratelli, iniziamo a fare qualcosa, perché finora abbiamo fatto poco e nulla. Questo Francesco. Io dico solo questo. Noi dobbiamo... Mi sembra che sia, ecco, che sia abbastanza. Che orecchie per intendere. Ecco, sì, intenda. Sì, sì, sì. Bene. Francesco, vorrei continuare con questa domanda. Non le pare che nel mondo di oggi Francesco venga un pochettino tirato per la giacca, diremmo oggi, da questi... sicuramente animati da buon spirito per il creato, per il fatto che c'è inquinamento, però non le sembra che... Perché io vedo San Francesco come un tipo che non è che stava tanto intorno a guardare i fiorellini che crescevano, gli uccellini che fischiettavano, mi sembra un uomo che, insomma, aveva una sostanza enorme. Non le pare che oggi San Francesco venga un pochettino tirato per la giacca, per cui, no, si parla di Francesco soltanto per l'ecologia, che, per l'amor del cielo, è la casa comune. Però ecco, io ho questa... Sì, certo. Beh, questo in fondo l'ho detto anche un po' nel corso della mia relazione, insomma, ma sicuramente quello è la punta dell'iceberg, no, di Francesco, anche perché poi quando si parla a Francesco patrono dell'ecologia ci si dimentica sempre la radice cristiana, teologica, no? Ecco, Francesco vede appunto il creato come espressione della grandezza, della bellezza, delle perfezioni del creatore, quindi... No, non si può ridurre Francesco a patrono dell'ecologia che parla con gli uccellini, no? Ecco. Quindi, però vorrei dire questo, che purtroppo il tirare per la giacca Francesco, come qualsiasi altra realtà, è lo stile di oggi. Ecco. La superficialità, gli slogan, la,
come dire, strumentalizzare le cose. Questo è il vostro mestiere di giornalisti, no? La grande responsabilità del mestiere del giornalista, che è quello di essere portatori più possibile della verità, no? Ecco, invece sappiamo, non è il caso di Tele San Domenico, no? Voi non avete nessun interesse, no, però no, ecco, nessun interesse se non quello di essere collaboratori nell'ambito della evangelizzazione cristiana, certo, ecco, con la televisione, però è proprio il grande problema di oggi, certo, certo, dove le testate sono a servizio dei grandi potentati, e quindi non c'è più la verità, e allora tutto diventa slogan, certo, mistificazione vero, e quindi vero, strumentalizzazione. Allora, le cose più belle vengono strumentalizzate. Esatto. Centenari del presepe, delle stimmate e della morte. Lei che deve essere ora, inizia, mi sbaglio, in questo elenco di sì, allora, ottavi centenari? Nel 23, quindi l'anno scorso, c'è stato il centenario prima dell'approvazione della regola, ah, la ecco, regola perfetto, che abbiamo noi, perfetto, bene. Ecco, e poi il centenario del presepe di Greccio. Quest'anno il centenario delle stimmate, poi nel 25 c'è il centenario del cantico delle creature, e poi nel 26 il centenario della morte. Padre Francesco, sono le 11 in questo momento, noi la ringraziamo, le 23 per precisione, la ringraziamo perché ci ha concesso del tempo, lei deve rientrare a Laverna, quindi gli auguriamo buon rientro, ma soprattutto davvero grazie, perché avranno capito i nostri ascoltatori dalla piccola intervista che abbiamo fatto, ma dalle risposte che Padre Francesco gentilmente ci ha dato, della chiarezza delle cose che dice. Ecco, la testimonianza, io l'ho chiamata Lectio Magistralis, per me è stata una lezione importante, ma comunque sia, le cose che lui ha detto, l'ha dette con la stessa enfasi, ma pacata e chiara, con la quale ha parlato con noi. Quindi Padre Francesco, grazie, alle prossime volte, e come è nella vostra giusta abitudine, pace e bene. Il Signore vi dia pace.